Allora, saluto a tutti. Vi saluto con grande gioia. Io qui rivesto soprattutto la funzione di padrone di casa, nel senso che voi siete ospiti nostri. Come ho raccontato quando è iniziata questa avventura 2 giorni fa, 3 giorni fa, nasce da un'idea mia e di Giacomo Ebner, che avrete sicuramente riconosciuto, e dalla diciamo, generosità dell'Associazione Nazionale Antimafia, Associazione Nazionale Magistrati, che ha voluto sponsorizzare questo progetto. Noi volevamo rivolgerci ai giovani, volevamo in qualche modo portare i giovani, le vostre conoscenze, le vostre, come arricchire la vostra memoria portandovi dentro i luoghi delle istituzioni. Mettervi a contatto con quelli che sono i simboli che rappresentano una parte importante del nostro paese. Allora, intanto ringrazio tantissimo l'ANM, l'Associazione Nazionale, che ha voluto, diciamo, dare vita a questo nostro sogno. Magari è solo un primo appuntamento che potrà poi, essere seguito da altre iniziative analoghe o ancora più ampie. Con il collega Poniz abbiamo negli anni scorsi tentato di attivare un'altra idea, quella della scuola della legalità. Abbiamo avuto difficoltà intanto a reperire i locali. Diciamo, adesso che diciamo, sono qua a capo del DAP, può darsi che qualche locale adatto lo troviamo. E può essere che nasce l'idea è quella di creare un'accademia per insegnare ad insegnare la legalità. Diciamo, sono delle competenze, un know-how che il nostro paese, insieme a tante altre specialità, possiede, e quindi diciamo, possiamo candidarci a questo ruolo a livello non solo nazionale, ma soprattutto europeo. Ma questo è il futuro. Voglio ringraziare naturalmente chi ha consentito per il DAP la realizzazione di questa lunga staffetta conveglia, e in particolare il direttore della scuola penitenziaria, il dottore Maurizio Pennelli, e anche il comandante Secci, che mi ha accompagnato pochi minuti fa, Riccardo Secci, insieme con tutto il personale della Polizia Penitenziaria che ha, diciamo, lavorato al di fuori dei doveri d'ufficio, ma entusiasticamente ha aderito a questa idea. Io avrei dovuto, mi scuso, sto arrivando da Catania, c'è stato 2 ore di ritardo dell'aereo. Avrei dovuto spiegarvi che cos'è il DAP e poi tirare un po' le somme. Cerco di unire il tutto in 15 minuti, perché alle 19 vorremmo spostarci poi alla teca. Lo facciamo qua, insomma, ci sarà l'evento conclusivo del passaggio ulteriore di questa agenda che rappresenta il testimone della nostra staffetta della legalità. Dunque, il DAP riguarda il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, è una struttura quindi del Ministero della Giustizia ed è, diciamo, deputata a consentire che la esecuzione delle pene avvenga nella maniera più corretta possibile. Guardate che è un compito importante, assai importante. Da qualche film o da qualche fiction che è molto di moda, alludo a Mare Fuori, avete più o meno capito di che cosa si parla, però anche quell'aspetto un po', diciamo, ancorché suggestivo e entusiasmante, anche quello è piuttosto riduttivo. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, soprattutto con la Polizia Penitenziaria, svolge la funzione di garantire la legalità in questa fase finale delle vicende criminali. Quando un criminale ha avuto la sua condanna e deve scontare la sua pena, la esecuzione di questa attività, che spesso consiste nella reclusione all'interno di uno dei nostri 190, circa 190 istituti penitenziari, bene, questa reclusione è affidata al mondo dell'amministrazione penitenziaria.
vi rendete conto che è necessariamente un mondo chiuso, perché la prima caratteristica è quello che deve mettere in sicurezza queste persone, deve impedire che altri li aggrediscano, li assalgano, deve impedire che loro scappino dagli istituti e facciano del male ad altri detenuti. Quindi un primo quadro, una prima cornice dei compiti affidati alla polizia penitenziaria e al mondo penitenziario è una finalità sicuritaria. Devono garantire l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti. Però, e ve la faccio a breve, ve la semplifico, poi se studierete diritto o in qualche modo vi appassionerete a questo tema e vi confronterete più da vicino con l'aspetto legato alla pena, c'è un articolo molto importante della nostra Costituzione, l'articolo 27, che dice che la pena, o meglio le pene, non possono mai consistere in trattamenti che siano confliggenti, che siano contrari alla dignità umana. Quindi le pene non possono consistere in una sofferenza che in qualche modo rinneghi l'umanità della persona che è soggetta alla pena. Ma aggiunge l'articolo 27, le pene, oltre a non essere contro la dignità umana, devono tendere alla rieducazione. Quindi intanto si può punire, in quanto questa pena, questa costrizione, questa afflizione, questa limitazione che il condannato subisce deve essere finalizzata, quindi deve avere uno scopo, quella di rendere migliore, quella di risocializzare, riabilitare il condannato. Questa è un'opera difficilissima, è un'opera che nel nostro paese, come in altri paesi, molto difficilmente riesce, e anche quando riesce non sempre viene percepita nella sua importanza, nel suo valore, nella sua interezza. Noi ce la mettiamo tutti, abbiamo 38.000 appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, abbiamo quasi 1.000 educatori giuridico-pedagogici, abbiamo la collaborazione del terzo settore, di una miriade di associazioni di volontariato che collaborano alle attività che avvengono all'interno dei nostri penitenziari e tutti insieme danno vita a quello che, con una parola come dire, un po' strana, viene definito il trattamento. Significa poter offrire ai detenuti una possibilità di scelta, quella che loro hanno rifiutato quando erano fuori dal carcere, quando hanno commesso i loro delitti, o non hanno avuto la possibilità, non gli è stata offerta una capacità di scelta, di scegliere di seguire le regole, di scegliere di acquisire un mestiere, di scegliere di sognare di intraprendere una vita all'interno della società. Noi dobbiamo concedere loro, c'è cioè una delle associazioni che si chiama Seconda Chance, dobbiamo concedere loro una seconda opportunità. Per far questo dobbiamo fornire degli senza forzare nessuno, senza negare l'esistenza del libero arbitrio e della libertà di scelta anche dei detenuti, ma dobbiamo fornirgli, in un quadro di sicurezza e di rispetto dei diritti, dobbiamo fornirgli una formazione, una istruzione, una capacità anche lavorativa che possa permettere loro, una volta terminata l'espiazione della pena, di tornare nella società con un titolo professionale, con una speranza di poter essere accolti nuovamente nella società, non abbandonati, non marginalizzati, ma accolti a pieno titolo. Ultime due parole sulla polizia penitenziaria. Voi avete visto, diciamo, sia pure molto velocemente, abbiamo provato ad offrirvi la conoscenza delle specialità che la polizia penitenziaria ha. So che molti di voi si sono appassionati, quelli che sono riusciti a passare per il laboratorio che estrae, che analizza il DNA, e quello che voi vedete nei film, soprattutto nei film americani, è una
preziosità, è una specialità. Nel nostro paese si è deciso che fosse la polizia penitenziaria a gestire questa delicatissima funzione. Guardate che i campioni che vengono analizzati qua vengono e sono quelli prelevati da tutti i soggetti che in qualche modo passano nelle nostre carceri, sono quelli che vengono confrontati con i campioni prelevati sulle scene del delitto, e quindi quando c'è il matching, cioè quando c'è la conformità, la risultanza positiva, consentono ed hanno consentito la riapertura di centinaia di cold cases che hanno permesso di individuare gli autori di delitti anche molto gravi. Avete visto il nostro gruppo cinofilo che tentiamo di espandere, vorremmo che quasi in ogni penitenziario ci fosse l'ausilio di questi nostri amici animali che ci consentono di individuare soprattutto la droga, la sostanza stupefacente, ma anche altro genere di materiali che impropriamente viene all'interno del carcere. Non avete visto, o meglio avete visto, ma non credo che abbiate potuto apprezzare fino in fondo, altre due specializzazioni che voglio citare. Il NIC è un reparto investigativo di avanguardia, perché si occupa di criminalità organizzata e di terrorismo, e al NIC vengono affidate tutte le indagini che riguardano i reati che avvengono all'interno degli istituti penitenziari, ma molto spesso anche al di fuori degli istituti penitenziari. Il NIC insieme con il GOM, che è un altro reparto specializzato a cui è affidata la cura della la vigilanza dei detenuti che sono nel famoso regime previsto dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, i mafiosi, per dirvela, i mafiosi, diciamo i capi mafiosi, quelli che ancora dal carcere tentano o hanno la possibilità di continuare a delinquere, a dare impartire direttive ai clan dei quali sono stati capi. Bene, questi due reparti sono anche in questo caso veramente una specializzazione unica nel nostro paese e non solo. Sono contattati e fanno da insegnanti ai corpi di polizia specializzati d'Europa e di tutto il mondo, proprio perché hanno raggiunto capacità veramente uniche. Lo stesso vale per le altre specialità del nostro corpo. Quello che voglio dirvi è di chiedervi di avvicinarvi. Noi spero che riusciremo a realizzare nei prossimi tempi una fiction dedicata proprio specificamente alla polizia penitenziaria e che consenta di guardare a questo mondo da un'altra angolatura, che ne faccia trasparire la professionalità e l'umanità e la missione comune di mantenere la legalità. Detto questo, chiudiamo il cerchio, diciamo, rispetto ai tre giorni che ci hanno visto, vi hanno visto protagonisti. Tutto è cominciato quando quella massa di esplosivo inusitata ha fatto saltare l'autostrada a Capaci, e con l'autostrada ha fatto saltare le autovetture di Giovanni Falcone, la moglie e quelli della scorta. Un mio collaboratore a cui, diciamo, raccontavo la mia difficoltà emotiva a trasferire a dei ragazzi, a dei giovani, l'emozione che si avverte ancora oggi vicino alla macchina devastata di Giovanni Falcone, ha usato un'espressione che mi ha colpito molto. Come nei terremoti, quando avviene un terremoto che si vede il esito fisico, lo si vede proprio sul piano del terreno, no? C'è una cesura, una divaricazione del terreno, dei campi di terreno. Beh, probabilmente quello scoppio enorme che ha divelto diversi chilometri dell'asfalto dell'autostrada è come se avesse segnato una faglia, se avesse rappresentato una faglia tra un prima e un dopo. Prima c'era una lotta alla mafia fatta da pochi eroi, fatta da, ribadisco, da eroi, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tanti altri che fortunatamente non sono stati colpiti dal piombo, dall'esplosivo della mafia, sapevano perfettamente di correre un rischio mortale elevatissimo.
nonostante questo hanno deciso di continuare a fare il loro lavoro, con difficoltà, spesso in solitudine, spesso vedendosi negati nuovi modelli investigativi, vedi il pool, vedi altri sistemi che avrebbero in qualche modo fatto condividere la responsabilità e nello stesso tempo il rischio. Loro hanno continuato da soli nella consapevolezza che quello che stavano facendo sarebbe stato determinante per il futuro del paese, delle istituzioni, per il vostro futuro. Bene, dopo quella faglia, dopo quella esplosione è cambiato tutto, perché la società intera, tutti, dalle forze di polizia a noi magistrati, alla gente comune, ha capito che non si poteva restare inerti. Ognuno doveva fare la propria parte nel reagire, nel rispondere a quella diciamo, odiosa manovra di morte, molto probabilmente inserita in una strategia ben studiata e costellata di più episodi di questa fatta. Ve la faccio breve, siete ragazzi, siete giovani, siete anche voi oggi di fronte a una scelta. Immaginate questa faglia ideale quando vi avvicinerete per l'ultimo atto di questa nostra staffetta, questo passarvi il testimone l'un l'altro. Sono stato io il primo con la fiaccola, si dice tedoforo, non so come potrei dirlo a proposito dell'agenda. Siete di fronte a una scelta, dovete fare una scelta di campo che non è soltanto quella che facciamo quando tifiamo per la nostra squadra del cuore. È molto semplice per tutti sedersi sugli spalti e issare la bandiera della propria squadra, fare il tifo anche in maniera convinta, e sono certo che tutti in questa aula siamo dalla parte della squadra dello Stato, della legalità, della libertà. Ma questo non basta, c'è bisogno, lo diciamo noi magistrati da tempo, di scendere in campo. Tutti dovete scendere in campo. Questo non significa, non mi viene chiesto di fare atti di eroismo eclatante. Il vostro compito è quello di fare il vostro lavoro, il vostro dovere, rispettare le regole, rispettare le leggi, rispettare le minime norme di convivenza e di saper essere uomo in mezzo agli altri uomini, soggetto rispettoso dell'umanità altrui, e poi costruire il vostro futuro. Questo è il vostro compito. Abbiamo inteso darvi la possibilità di guardare che cosa è avvenuto negli anni in cui voi non c'eravate: uno stillicidio continuo di morti di appartenenti alle istituzioni, ma non solo, anche giornalisti, sindacalisti, imprenditori, religiosi, che hanno dato la loro vita perché hanno creduto negli ideali di legalità e libertà. Voi avete già scelto, anche con la vostra partecipazione oggi in questi giorni, a questi incontri, avete scelto di stare dalla parte della legalità. Vi abbiamo chiamato testimoni capaci di intendere il messaggio che volevamo dare. Testimoni capaci di tesaurizzare, di immettere nella vostra memoria i valori che queste persone che si sono immolati per tutti noi hanno inteso dare ai loro contemporanei e a chi poi li ha succeduti. Voi avete però un altro compito: dovete essere, oltre che testimoni, ambasciatori di legalità. Dovete scegliere, non adesso, ma negli anni che verranno, dovete investire le vostre risorse, le vostre capacità etiche, emotive, la vostra sensibilità, la vostra voglia di costruire un mondo migliore, la dovete investire in delle scelte di tipo etico. Vi dovete domandare: voglio essere libero di prendere un treno alla stazione di Bologna senza correre il rischio di essere dilaniato da una bomba? Voglio essere libero di passeggiare per una strada di Napoli senza correre il rischio di subire una sventagliata di mitra per una, si chiamano le stese, queste scorribande che vengono fatte dai clan a scopo dimostrativo. Voglio essere libero di intraprendere un'attività lavorativa senza essere sottoposto al gioco della mafia, alla prevaricazione, alla prepotenza, alla minaccia, senza essere costretto a dare il pizzo.
voglio essere libero di scegliere chi votare e quali indicazioni politiche dare a politici seri, onesti, liberi, incondizionati dalla, non condizionati dalla mafia e non condizionabili dalla mafia. Queste sono le risposte che vi dovrete dare tra qualche anno. Spero che attraverso la memoria che abbiamo cercato di rendere viva e immediatamente apprezzabile da voi, spero che attraverso le testimonianze di questa carrellata di tanti giovani magistrati che vi hanno raccontato le loro esperienze, ma nello stesso tempo vi hanno trasmesso la passione, le ragioni di una scelta che hanno fatto mettendo la loro capacità, la loro competenza, i loro studi, i sacrifici fatti con i loro studi a disposizione delle istituzioni, ma soprattutto a disposizione della tutela dei diritti e della legalità. Vi prego di ricordare questo, dovete scegliere, avete già scelto di stare dalla parte della legalità, dovrete scegliere in ogni momento della vostra vita di attuare questi principi di legalità, avendo in mente quando in qualche modo il cuore vi tremerà, quando in qualche modo il dubbio vi assalirà, avere in mente le figure storiche, queste due che si stagliano nei poster alla mia destra e alla mia sinistra, ma il racconto di tutti i magistrati, tutti i caduti per combattere la mafia e il terrorismo. Vi ringrazio molto di aver partecipato, spero che di poter dire che abbiamo fatto una cosa utile. Grazie. Giuseppe Santa Lucia, lo dico per i ragazzi, il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, a nome di tutta la Giunta Esecutiva ringrazio il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, tutto il personale della Polizia Penitenziaria che ci ha aiutato in questi 3 giorni difficilissimi, tutti i colleghi che si sono impegnati in qualcosa che è veramente emozionante. I racconti di oggi non sono state solo notizie sul passato, ma sono state anche emozioni, le emozioni che ci consentono di capire e andare fino dentro il dramma e la tragedia di quegli episodi che hanno segnato la nostra storia. Concluderà e prenderà in consegna l'agenda di Falcone il collega Luca Poniz, che è stato presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati prima di me, e che concluderà con un pensiero finale, una riflessione conclusiva questa 3 giorni. Noi proseguiremo domani con un altro evento che è idealmente collegato a questi 3 giorni di testimoni capaci presso la Corte di Cassazione. A te Luca la parola. Grazie Presidente. Prego ai giovani che hanno questo onore, questa responsabilità di consegnare dell'agenda, di presentarsi, dire chi sono e poi mi consegnano il libro prezioso che hanno tra le mani. Facciamo parte dell'Istituto Tecnico Commerciale Leonardo da Vinci a Roma, mi chiamo Leonardo. E anch'io mi chiamo Leonardo. Leonardo, l'agenda. Grazie della vostra testimonianza, della vostra presenza. Grazie. Con grande emozione, forse lo capirete anche per il luogo davanti al quale parlo, che ricevo questa preziosa agenda, l'agenda di Giovanni Falcone, dopo il suo viaggio che qui l'ha portata per ricordare a tutti noi, con la sua straordinaria forza simbolica, il significato e il valore di quel senso del dovere che nell'immensa eredità di Giovanni Falcone, ampiamente e meritevolmente ricordata oggi, il lascito più prezioso e alto per essere stata l'incrollabile coerenza con esso, la ragione stessa del suo terribile sacrificio. Agenda significa proprio le cose da fare, il programma della nostra quotidianità, le cose piccole o grandi che scandiscono il ritmo dei nostri giorni e, se vogliamo, il senso stesso della nostra vita. Sfogliare le pagine dell'agenda, leggere le note vergate a mano da Falcone, scorrere i nomi appuntati, Provenzano Bernardo, Pipitone Angelo, Lipari Giuseppe, Pipitone Giovan Battista, Badalamenti Gaetano, Badalamenti Vito, Badalamenti Salvatore e tanti altri, con note, indicazioni patrimoniali, riferimenti e dati di indagine, suscita, oltre che profonda emozione, moltissimi pensieri.
Il primo è che le cose da fare, così minuziosamente annotate come una sorta di promemoria che poi avrebbe assunto la forma dell'indagine prima e del processo poi, sono diventate, senza che Giovanni Falcone potesse saperlo, anche se certamente ha avuto, ai noi, il tempo per temerlo, lo straordinario documento delle cose fatte, fatte da lui e da altri che come lui hanno dedicato la vita, nel senso più tragico del termine, a questo dovere avvertito come irrinunciabile. Il secondo pensiero è la straordinaria testimonianza di un metodo di lavoro, poche semplici note a descrivere in modo chiaro le intuizioni di Falcone, gli immancabili riferimenti patrimoniali, annotati con precisione accanto a quelli biografici, come evidenziarne l'essenzialità nella ricostruzione della trama nera dei rapporti tra i soggetti, a lungo e prima di fatto ritenuti intoccabili. Il terzo è che quello che sembra un programma di lavoro che Falcone annotò diligentemente per se stesso è diventato una sorta di testamento, redatto senza sapere che questo sarebbe stato e dunque senza alcuna formula solenne. Il testamento di una vita professionale di raro valore, tuttavia, ai noi, non da tutti riconosciuto prima che il suo sacrificio lo consegnasse alla storia di questo paese. Dunque, se la memoria è il diario che ognuno di noi porta sempre con sé, come è stato ben detto, l'agenda che oggi ci tramandiamo idealmente è, deve essere, il diario che porteremo per sempre con noi, assumendoci l'impegno di fare ciò che è nel nostro dovere e nelle nostre possibilità. Non ovviamente quelle cose che Giovanni Falcone aveva notato per sé, perché altri prima e meglio di noi le hanno già fatte, per fortuna, ma le tante, tante altre cose che ci competono, come hanno detto benissimo i giovani magistrati che in questi giorni hanno raccontato il loro quotidiano lavoro, in coerenza con il giuramento di fedeltà alla Costituzione e con il senso del nostro mestiere di magistrati della Repubblica. Ed è proprio il senso del dovere. Un uomo fa quello che è suo dovere fare, quali che siano le conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli, i pericoli o le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana, come è stato magnificamente detto. Ebbene, questo senso del dovere che costituisce il filo rosso che ha legato il ricordo delle 28 rose spezzate. Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini, disse, e sembra anche una dolorosa profezia, lo stesso Giovanni Falcone. Gli uomini passano, sì, e alcune volte passano perché il gambo della loro vita è crudelmente reciso e resta la scia rossa del loro sangue, ma resta anche la memoria del loro agire e l'insegnamento che viene dalla loro vita e dal loro esempio. È una sorta di inveramento della memoria, il sacrificio di ieri, la doverosa testimonianza dell'oggi, che intanto ha un senso in quanto ognuno di noi, in ogni momento della propria vita, sappia portare a termine il proprio compito con rigore, coerenza ed impegno. E con questa idea che abbiamo affiancato al ricordo di ognuna delle nostre rose spezzate, affidato a colleghi e a protagonisti della società civile, la testimonianza di colleghi più giovani, impegnati nella quotidianità e talvolta nell'estrema difficoltà ambientale, a rendere concreta e credibile l'idea della legalità, che è il valore patrimonio della Repubblica. Consapevole che ogni discorso sulla legalità è un difficile discorso di cultura, che precede ed insieme oltrepassa quello sulla legge, e che dunque esige interpreti credibili nei tantissimi diversi piani della nostra vita sociale, che si rivolge necessariamente, prima di tutto, a coloro che si accingono ad essere e saranno cittadini della Repubblica. Ci siamo rivolti e ci rivolgiamo ai tanti giovani presenti in questi giorni, a quelli che lo saranno anche domani e idealmente a tutti quelli a cui questo messaggio potrà giungere. La memoria non è ciò che ricordiamo, ma ciò che ci ricorda. La memoria è un presente che non finisce mai di passare, è stato benissimo detto in letteratura. La memoria di ogni sacrificio è la lezione più alta e dolorosa, e questa memoria deve essere gelosamente custodita e tramandata con il quotidiano impegno a renderne sempre vivi gli insegnamenti. Ringrazio anche a nome dell'Associazione Nazionale Magistrati tutti coloro che in questi bellissimi giorni hanno voluto esserci a parlare così come ad ascoltare. Ragazze e ragazze, avvocati, giornalisti, professori, esponenti della società civile, rappresentanti delle istituzioni, colleghe e colleghi che hanno animato un lungo ricordo e resa viva una memoria che non smetteremo mai di coltivare. Ringrazio con tutto il cuore, l'ho già fatto il Presidente Santa Lucia, ma lo rifaccio anch'io di nuovo necessariamente, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il suo rappresentante Giovanni Russo, nostro collega, tutto il personale e tutti quanti hanno reso possibile con il loro generoso contributo queste giornate.
custodirò fino a domani queste preziose agende ed è una custodia che mi riempie di responsabilità ma anche di orgoglio. L'augurio a tutti noi è che non siano necessari altri sacrifici per difendere la legalità e la Repubblica.